Quanti voi il benvenuto e il ben ritrovati, perché come sappiamo a Mese Fiorcaranza dal 2007 c'era questa tradizione di chiudere l'anno con una manifestazione dedicata all'automobilismo nazionale. Avevamo cominciato con l'esempio di Robato, a cui noi siamo ispirati, e ogni anno avevamo sempre un tema dedicato all'automobilismo storico. Saluto il signor sindaco, gli amministratori comunali intervenuti e le autorità, visto come i cavalieri, comandante della Guardia Forestale. Se dimentico qualcuno, anche per me l'emozione può tradirmi. E perché automobilismo storico? Vorrei fare una premessa, anche per fugare qualche interpretazione di mali informati. Il nostro intento non è tanto quello di parlare di motori, di corse, certo, anche questo, ma dietro la parola automobilismo storico c'è un mondo italiano che il mondo ci invidia, c'è tecnologia, ci sono storie di uomini, storie che hanno fatto crescere il nostro paese e che poi si sono anche concretizzate in grandi fabbriche di automobili che hanno insegnato a costruire macchine a tutto il mondo e che il mondo ci invidia, ma ci sono storie anche di corse. E la Mille Miglia, come voi sapete, ha sempre attirato migliaia e migliaia di persone lungo il suo percorso. Poi i fatti sono noti, per cui è stata per un attimo sospesa, poi è stata ripresa. Il passaggio di queste macchine, la cui bellezza è inestimabile, attraverso il paese più bello del mondo, l'ha ridefinita la corsa più bella del mondo. E quindi è proprio parlare non di corse, ma di storie, di emozioni, e parlare anche del nostro bel paese che il mondo ci vive. E quindi io desidero ringraziare tutti che siete venuti, perché siamo ormai sotto le festività, e tutti abbiamo impegni, quindi vi vedo numerosi. La manifestazione è una manifestazione nazionale e, come voi sapete, quando si visita nel clip Mille Miglia c'è una visione globale di questo evento. E quindi, signor sindaco, noi siamo orgogliosi come club di aver sostenuto una manifestazione del genere. Diamo quindi visione globale del nostro piccolo paese. Pensate che nel mio sito Facebook è arrivato addirittura un mi piace in giapponese, non so cosa volesse dire. Non voglio neanche vedere. Pensate quanta visibilità ha avuto questa manifestazione, quindi noi siamo molto contenti. La ripresa di questa serata nasce dal fatto che un nostro socio onorario, Getulio Ferri, ha partecipato con Aldo Gadioli a questa manifestazione. Il fatto che la macchina che sia arrivata al traguardo di questa corsa massacrante è già un grande successo. Poi il risultato spetterà loro spiegarne e darne il significato. Ma qui abbiamo anche dei pluricampioni di questa corsa. Giordano Mozzi, ho visto poi il signor Crivellari, che non conoscevo, mi ha fatto il piacere di conoscerlo. E poi, permettetevi anche, abbiamo un nome del giornalismo sportivo come Marcello Minervi, il cui curriculum è tutto invidiabile. E quindi io direi che passo subito la parola a Getulio Ferri, perché anch'io, scusate, è l'emozione, passo subito la parola al signor sindaco, perché siamo molto orgogliosi del nostro sindaco, poi alla fine farò anche un altro discorso, e poi la parola a Getulio Ferri. Signor sindaco. Buonasera, benvenuti a nome mio e dell'amministrazione comunale. Bentornati, perché qualcuno ormai, a forza di rivederlo ogni dicembre, comincio a riconoscerlo. È una bella serata questa, credo, perché sia una rievocazione della Mille Miglia, una corsa, come diceva Marino, la più bella del mondo, non sta a me a dirlo, ma sicuramente la più affascinante per chi vede coinvolti, soprattutto l'automobilismo di una volta, quindi autovetture che hanno un certo carisma. Una corsa che ha avuto anche alterne fortune, purtroppo anche qualche disgrazia che le aveva impedita, però le cose belle si ripetono e, come tutte le cose belle e affascinanti, anche se sono colpite da qualche evento un po' luttuoso, continuano e vanno avanti.
Quindi abbiamo modo questa sera un po' di capire un attimo che tipo di cos'è, perché ne sentiamo parlare ogni anno, un flash in televisione, qualche gita in Toscana dove si vede la curva dedicata a Tazio Nuvolari, però dal punto di vista proprio della conoscenza interna, del chi può partecipare, cosa può non partecipare, questo credo non lo sappiamo in molti, io no di sicuro, quindi questo mi fa piacere. E questo piacere ovviamente ci è dato dalla storica Lancia e dal suo vulcanico presidente, perché come sapete, partiti con Pier Ugo Cobato, siamo arrivati a decine di manifestazioni di questo tipo che ovviamente danno lustro al nostro comune, perché come diceva Marino, andiamo sulle pagine dei giornali, sui quotidiani nazionali, e questo ci fa molto piacere per tutta l'attività poi che fa la storica Lancia. Tra l'altro oggi vorrei ricordare che la giornata è del volontariato e quindi qui in comune noi abbiamo una settantina circa di associazioni di volontariato in campo sociale, in campo sportivo e in campo culturale e sportivo tipo la Lancia. E questo diciamo che è una delle spine dorsali del volontariato della nostra società, perché tutto quello che fanno i volontari l'amministrazione non riuscirebbe mai a farlo. Questo tipo di manifestazioni sicuramente non ce le potremmo permettere anche volendole fare, perché ci vuole impegno, ovviamente risorse, e quindi grazie a tutti i volontari, grazie alla storica Lancia per darci questi momenti. Approfitto, visto che siamo verso Natale, di augurarvi a tutti un buon Natale, buone feste e soprattutto un buon anno nuovo. Speriamo che sia finalmente un anno di ripartenza, perché visto che si parla della corsa, facciamo una bella ripartenza anche noi. Grazie e buona serata. Il bello di vedere che si fanno anche degli errori. Dimenticavo un ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa serata, quindi devo ringraziare l'amministrazione comunale, l'ufficio cultura che ha dato un grosso contributo, la Proloco che poi ci offrirà, e in questi tempi di magra è anche da apprezzare, un rinfresco poi in comune che vi preferirei di partecipare. Devo ringraziare anche Aldo Gaviotti che ha portato la sua splendida auto Fiat 8 Buzzagatto qui da noi, e direi che è una chicca, perché penso, signor Sindaco, che sia l'auto più preziosa che sia entrata qui dentro, e questo è a norme, e a norme non ci sono problemi. Desidero ringraziare anche tutti quelli che hanno la Proloco, la Polizia Locale, tutti quanti, e quindi passo adesso veramente la parola a Getulio Ferri. Grazie. Novembre 2014, squilla il telefono e il mio amico Aldo, che senza tanti preamboli mi chiede: che ne dici di essere il mio navigatore la prossima mille miglia? Tre secondi di attesa e subito rispondo: sì, certo, senza alcun dubbio. Mai nessuna mia adesione fu così immediata e specialmente convinta come questa volta, eccetto il deciso sì nel giorno del mio matrimonio. Non lo sapeva Valerio che avrei messo questo appoggio. Come potevo lasciarmi sfuggire questa grande occasione? Mille miglia, la corsa più bella del mondo, come la definì Enzo Ferrari. E come dargli conto? Mille miglia, il sogno di ogni appassionato d'auto d'epoca. Mille miglia, il miglior regalo per i miei 60 anni, dopo quello di mia moglie, ben inteso. Marzo 2015. Squilla nuovamente il telefono. È sempre Aldo, questa volta raggiante, mi avvisa che finalmente è stato pubblicato.
pubblicato l'elenco ufficiale e ci hanno preso. Abbiamo il numero 260 e correremo con la sua splendida e rara Fiat 8 di Zagato, una 2 litri con 8 cilindri a luce. Anche noi quindi faremo parte di quella carovana di pazzi scatenati, oltre 430 equipaggi provenienti da tutto il mondo. Vincitori quest'anno saranno degli argentini su una Bugatti T40 del 1927. L'auto è stata disegnata e costruita dalla famosa carrozzeria Zagato, in circa 25 esemplari, ma ormai al mondo ne sono rimasti pochi. E quello di Aldo, e non è un giudizio di parte, rimane sempre il più bello di tutti. Rosso, con le bande bianche sopra i parafanghi anteriori e soprattutto con le caratteristiche doppie coppie sul tetto, razionale ed efficace intuizione di Zagato. Oltretutto, è sempre stata l'auto preferita del figlio del fondatore Ugo, il dottor Elio Zagato, a cui ero legato da devota e riconoscente amicizia. Con un esemplare simile, infatti, negli anni 50 ha corso molto gare, il più delle volte vincendole. La più famosa, nel 1955, quella sulla pista Aulus, situata alla periferia di Berlino. Vero smacco per i tedeschi. Qualcuno prima mi ha ricordato, i tedeschi vincono le battaglie, ma non le guerre. Altri 3 secondi di smarrimento e subito dopo il grande timore: ma sarò in grado di essere un valido navigatore per Aldo, che per tanti anni ha partecipato assieme a suo padre, l'indimenticabile Angelo? Spero proprio di sì. Giovedì 14 maggio, dopo diverse ore di diligente e impegnativo allenamento, spesso togliendo tempo al lavoro e alla famiglia, finalmente è arrivato il giorno tanto atteso. Superate brillantemente le severe verifiche di ordinanza, un po' preoccupati, molto emozionati, ma altrettanto spensierati, siamo finalmente sulla pedana, in Viale Venezia a Brescia, dove la nostra partenza è prevista alle 15.52 precise. 3, 2, 1, via. Partenza della Mille Miglia 2015, ragazzi. Con Gentile Ferri, il mio figlio prode navigatore. Davanti abbiamo una splendida Jaguar con Derek Bell, che vedremo solo la partenza, poi considerando che ha un piede estremamente pesante, vedremo mai più. E comunque siamo tutti quanti a divertirci. Proprio così è successo.
par di essere lì anche ancora adesso. Ma anche questo fa parte del gioco, un bellissimo gioco. Spesso scortati dalla polizia, siamo passati in diverse stupende località. Ma purtroppo, per l'incalzare della gara, non abbiamo potuto godere completamente delle loro meraviglie, anche se non dimenticheremo mai l'accoglienza dei numerosi spettatori, sempre calorosa e molto partecipata. Una in particolare desidero ricordarla con molto piacere e simpatia, perché riassume l'atmosfera entusiastica di quei momenti.
era Gabriele, il figlio del presidente Parolin, che è venuto a salutarci a Verona esultando al nostro passaggio. L'auto è andata benissimo, ben bilanciata, con un'ottima frenata, nonostante i quattro freni a tamburo, non ha consumato un goccio d'olio. Lo stesso non si può dire con la benzina. E seppur particolarmente rumorosa, ma volete mettere la sinfonia degli otto cilindri, essere a bordo è stato a dir poco spettacolare. Eccetto un certo malessere finale al mio lato IP, dovuto ai sedili molto sportivi. Unico problema degno di nota, verso Rieti, ormai di imbrunire quindi, abbiamo notato che funzionavano soltanto gli abbaglianti e avevamo ancora diversa strada da percorrere, prima di fermarci a Roma per la sosta notturna. A causa della lampadina della freccia anteriore destra, che faceva conto, il fusibile dei fari infatti continuava a saltare. Momento di forte preoccupazione da parte di entrambi e di mia malcelata angoscia, tanto che domandai ad Aldo se era il caso di abbandonare, col risultato, ahimè, di farlo irritare abbastanza, perché non voleva assolutamente sentire parlare di ritiro. Ma vi assicuro che di notte, in quelle condizioni, anche se qualcun altro equipaggio ne ha avuto di peggio, non era un bel viaggiare. In ogni caso, grazie alla cortesissima disponibilità del nostro amico Padovano Domenico, che correva su una magnifica lancia a veglia di venti, accompagnata dal nipote Luca, il guasto è stato brillantemente e prontamente risolto dai suoi due bravissimi meccanici, Dio e la renda merito, che ci hanno permesso di continuare la nostra gara e, seppure in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia, di raggiungere la città eterna. Altro traguardo particolarmente suggestivo ed esaltante, dove ci attendeva un po' preoccupata mia moglie. Alla fine domenica, esausti, ma molto contenti anche per aver avuto il privilegio di percorrere l'eccitante parabolica di Monza, aperta appositamente per il passaggio della mia miglia, siamo arrivati puntuali al traguardo finale di Brescia, accolti anche qui da due impressionanti ali di gioiosi appassionati, e da mia moglie, questa volta molto più rilassata e per fortuna ancora e sempre felice di rivedermi. Per la cronaca, su 364 auto arrivate ci siamo classificati 126esima su e 58esimi di raggruppamento. Anche secondo molti esperti abbiamo ottenuto un ottimo risultato, considerata soprattutto la mia limitata esperienza nelle gare di lunga durata. Un'ultima breve chiosa, anche questa almeno per me indimenticabile. Finita la gara, in autostrada, durante il rientro verso casa, si è bucata una bomba del carrello che trasportava l'autobus. Altro momento di forte tensione, soprattutto perché Aldo non aveva caricato la bomba di scorta. Breve consulto e in pochi istanti la risolutiva e alquanto coraggiosa decisione di Aldo. L'auto, scaricata dal carrello, l'avrei guidata io fino al suo garage, la bellezza di una ventina di chilometri. Titubante e sinceramente molto preoccupato, ma non nascondo anche molto compiaciuto, ho così avuto anch'io la possibilità di provare la gioia di guidare un'auto fantastica e molto ammirata, la classica, seppur inaspettata e peraltro gustosissima, ciliegina sulla torta. Grazie Aldo, amico temerario e generoso, per avermi voluto al tuo fianco e perché in più occasioni, e senza arrabbiarti troppo, hai anche sopportato qualche mio maldestro errore o alcune distratte
dimenticanze. Forse la più rilevante, Il nome dell'hotel che Stan Kissinger avrebbe ospitato a Roma. Grazie. Sono sempre emozionato, peggio di Marino, e allora permettetemi, devo leggere perché sennò... Vabbè. Buonasera, ecco molto brevemente riassunta la stupenda e indimenticabile Mille Miglia che ho avuto il piacere di vivere quest'anno assieme e soprattutto grazie al mio amico Aldo. Scusate quindi se leggo, ma lo faccio soprattutto per rispetto nei vostri confronti, non vorrei dimenticare qualche cosa, e anche gli organizzatori. Infatti, l'instancabile ed esuberante presidente Parolin, nonostante sappia benissimo che non sono un bravo oratore e che particolarmente nelle occasioni pubbliche mi emoziono facilmente, davvero amico mi ha comunque incaricato a coordinare assieme al consigliere del club il suo impegnativo, ma spero alla fine apprezzato progetto. Passare qualche ora tra amici parlando della Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. Ed eccomi qui pertanto a cercare, seppur inconscientemente, ma sempre ben volentieri, di esaurire il suo desiderio. Prima avete ascoltato la bellissima esperienza mia e di altri, ma per conoscere meglio, anche e soprattutto da chi ha corso la vera Mille Miglia, la preparazione, le difficoltà, le emozioni, le gioie, le delusioni, l'aspetto agonistico e anche la storia della Mille Miglia, il club Amici della Storica Lancia, ingegnere Peruno Gobbato, ha invitato, e li ringraziamo molto per aver accettato l'invito di venire, Marcello Minervi, questa volta in qualità di storico, direttore dell'edizione italiana di Top Gear e grande appassionato del cista. Felice possessore di una Lancia Aurelia di 12 del 1955, da sempre appartenuta alla sua famiglia. Tra l'altro di color bianco Saratoga, perché il loro autista era stufo di pulire le auto scure di casa Minervi dalla polvere delle campagne ferraresi dove abitavano. Giordano Mozzi, pluricampione soprattutto in gare di regolarità sia con auto storiche che moderne, vincitore in coppia con sua moglie, la formidabile Stefania, qua si va tutto la cosa. Delle rievocazioni storiche della Mille Miglia del 2011, non dico con che macchina, e del 2014, quest'ultima a bordo di una Lancia tipo 221 Spider carrozzato Casaro del 1928. E in ricordo di questa brillante affermazione ha voluto portare la coppa vinta. E poi si porta a casa, non la lascia qua il club. Come vedete, la Lancia è sempre presente nelle grandi occasioni. Un ringraziamento particolare naturalmente va anche a voi che siete venuti ad ascoltarci, all'amministrazione comunale di Volpago del Montello che ci ospita, al club che ha organizzato questo incontro e al suo presidente, allo sponsor della serata, la Setta ICT Business Solutions. Si vede che non lavoro più da anni, capite? Solution. Alla Proloco che ci offre un brindisi finale. E infine permettetemi ancora un grosso grazie ad Aldo, che nonostante sia di Cendole, ha portato qui la sua fantastica Fiat 8 Gonzagato, che avete potuto ammirare all'ingresso. Ancora grazie e buon giorno. Allora, adesso iniziamo con la storia delle Mille Miglia. E gara unico al mondo.
Prego, Luca. Vista la mia statuaria potenza. Ok, intanto te lo dico io di partire. Io con la mille miglia c'entro poco. C'entro poco e c'entro tanto. C'entro tanto perché ero bambino e mi ricordavo quando la mille miglia passava alla notte dove era mamma. E quando passava lui diventava mamma di tutti. E mi ricordo poi quel famoso episodio di Amarcord di Fellini, quando ricorda il passaggio della mille miglia e si sente una voce: boh, io ho trovato un orecchio. Ed è una famosa curva maledetta. Ecco. Allora, più che raccontare la storia della mille miglia, che non è il caso, io vi faccio vedere un po' di filmati della mille miglia storica. Poi mi fermo, racconto degli episodi di prima mano che mi sono stati raccontati da grandi campioni che l'hanno fatta davvero o da persone che hanno vissuto insieme con i grandi campioni. Dopodiché arriviamo fino ai Marzotto, all'epoca di Marzotto, quando i Marzotto hanno cominciato con Gilet di Cashmere a dare la paga a tutti i vari signori che correvano da anni nella mille miglia. Direi che puoi partire. Questa è una mille miglia storica, sembra un film di Ridolini, sono i primissimi anni, è interessante. Questi sono i ritratti dei protagonisti delle mille miglia che guardiamo. Avete visto, c'era anche una donna, la famosa baronessa Lavanza, che aveva corso anche alla Targa Florio ed era una signora di nobile famiglia, che andava anche piuttosto forte, pilota dell'Alfa Romeo. Questa è la cosiddetta punzonatura. Conte Maggi, Arma Maggi, Conte Arma Maggi. Ecco un braccialetto che attestava l'iscrizione. Il controllo. Se vai avanti un po' più. Ecco, siamo passaggio a Roma con il senatore Balbo. Guardate come arrivarono. Qui quando fanno vedere Mussolini a Emilio Torroni la vettura con cui Cambari aveva vinto la mille miglia. E la cosa curiosa è che Duce si piccava di essere un gran pilota, invece non era un grande pilota. E le persone che andavano su con lui si erano sempre terrorizzate. Dallo storico di Aldo Buffoni a Brescia, naturalmente sotto la pioggia, era un classico. E adesso vedrete dei passaggi, eccoli qua. Oh, era terra battuta quella lì, non era mica asfalto, eh?
si nasce un po' di... persone che l'hanno fatta, vuoi da persone che sono state a bordo di alcuni piloti, per esempio Ascari. Ascari aveva la fama di essere una persona prudente, di essere un buon padre di famiglia. In realtà era un pazzo scatenato, perché Ascari, l'ho visto con i miei occhi, venire a prendere a Milano, in Piazza Repubblica, dove io abitavo, Corrado Millanta, che era un grande giornalista e fotografo famosissimo, venirlo a prendere una sera di nebbia e caricare Millanta. Cosa succedeva? Che Ascari andava a provare la Mille Miglia di notte con la nebbia, con Corrado Millanta al fianco. Corrado mi ha detto: io non ho visto niente davanti, vuoi perché c'era la nebbia, ma vuoi perché io guardavo solo di lato e accendevo una sigaretta con l'altra, perché ero veramente terrorizzato. E quindi Ascari era un pilota terrificante, velocissimo, che faceva queste cose, altro che buon padre di famiglia. Se a Corrado non gli è venuto un infarto, poco ci è mancato. Un'altra storia divertente, sempre legata a questo periodo, è quella delle Lancia Aurelia col tetto ribassato. Le Lancia Aurelia col tetto ribassato per ragioni aerodinamiche. Cosa succedeva in qualcuna? Che per uno strano gioco, un montaggio errato del parabrezza, dell'aria filtrava, entrava nella parte superiore del padiglione e questa stoffa si gonfiava e fasciava la testa dei piloti e del passeggero, i quali a un certo momento non vedevano più niente. Una di queste era la famosa Lancia Aurelia di Tinarelli, che fu proprio afflitta da questi inconvenienti. Un altro episodio curioso, vado svelto mentre il filmato scorre, quello sempre piacevole da vedere. Io ho avuto la fortuna di conoscere e di legare anche una parte della mia vita a Veneto grazie a Giampaolo Volpini. Giampaolo Volpini era di Vicenza, è stato un grande preparatore delle Lancia, soprattutto delle Aprilia. Le sue vetture vinsero vari campionati italiani e fu soprattutto il compagno di Felice Boletta, la carriera panamericana del Messico, quando la loro Lancia Aurelia era in testa e venne sabotata, dicono, dalla Ferrari. Che non mi stupisce, visti i tempi che erano. Allora, Boletto corse con Giampaolo Volpini al fianco una Mille Miglia. A Pescara sbagliarono una curva e si inerpicarono con la vettura sul tetto di una stazione di servizio, quelle piccole stazioni di servizio in acciaio. Si fermano, sono lassù, Boletto salta giù, era molto atletico, Giampaolo riesce a scendere anche lui e Boletto fa Giampaolo: ciao ciao, che la mettiamo a posto e ripartiamo. E Volpini fa: oh Felice, guarda che dietro c'era il retrotreno, 10 metri dopo c'era tutto il retrotreno dell'Aurelia appoggiato per terra. E questa era la mia storia del mio amico. Se non sbaglio, Getta ha parlato di pipì, di bisogno di fare la pipì, è vero? Allora, a proposito della pipì, allora i piloti non si fermavano e il secondo pilota doveva, volta sua, permettere al corridore di fare la pipì portando un imbuto legato a un tubo e questo poi scaricava sui treni la roba. Perciò,
In una mille miglia è successo sempre con Felice Bonetto e Giampaolo Volpini che per uno strano vortice d'aria il liquido ha cominciato a turbinare nella prova. E quando sono arrivati a Brescia tutti li scansavano perché puzzavano come un letamaio. E questo era una delle storie incredibili della mille miglia. Un'altra storia, e poi dopo vi lascio con delle immagini sui Mazzotti, magari poi torniamo indietro un pochino per ritrovarli, quella del 53. Nuvolari fece una mille miglia con Melchiorre Cremaschi. Cremaschi era il superiore del reparto tecnico dell'Alfa Romeo. Nuvolari era con un Alfa Romeo Zagato e durante la gara a un certo momento prese una curva male e urtò col parafango e staccò leggermente il fanale dal supporto. Questo faro spenzolava e Cremaschi dice a Nuvolari: cioè che ci fermiamo, tiro via il filo. E Nuvolari fa: non ti preoccupare, al ponte successivo, erano in Emilia, ha puntato col muso dell'Alfa Romeo la spalletta del ponte. Quando l'ha visto va bene inquadrata, ha dato una gran sterzata a sinistra, il filo per effetto della forza centrifuga ha allontanato il faro dang contro la spalletta ed è saltato via. Questo era Nuvolari, e me ne ha raccontato uno che ha fatto la mille miglia con lui. Ecco. Sei riuscito a trovare una però dimmi doveva questa sera doveva esserci anche il conte Paolo Mazzotto. Impegni familiari mi hanno impedito di venire qua, ma inaspettatamente, e però mi fa molto molto piacere, è venuto a trovarci un'altra persona importante che ha corso la mille miglia, in particolare si ricorda benissimo quella del 1953, quando quella che ha vinto Giannino Mazzotto appunto. E allora io approfitterei di questa sua presenza importante e farei fare un breve intervento. Si chiama Eros Crivellari ed è un personaggio eccezionale veramente. Grazie di essere venuto. Ah, lui ha detto, ma io non ho corso quella volta lì con la Ferrari, ho corso con la Topolino. Avevo il numero 036, la prima mille miglia del 1953. Quell'anno è partito, è stato un anno, cioè un esordio per me, però tengo a precisare che mio padre ha fatto la prima mille miglia nel 1929 con una OEM. Insomma, non sono proprio adatto perché non mi piace parlare di queste cose. Sì. Allora, dal 1929 mio padre fino al 1940 ha sempre partecipato alla mille miglia. Nel cito il 1940, in quanto c'era già la guerra incominciata. Però francesi, inglesi e tedeschi, in un circuito ridotto attorno a Brescia, hanno partecipato tranquillamente alla mille miglia. Mio padre è partito col numero 40, con una 1100 coupé Fiat, e se l'è cavata abbastanza bene. Però nel 1935, con l'Alfa 1750, preparata giù a Milano, ha vinto la classe 2000 Sport. Perciò la nostra meta a casa di mio fratello, che era più vecchio di me e anche la mia, era quella, appena possibile, di andare a fare una mille miglia.
Allora, quando Giannino Marzotto, che io ho il filmato qui, che ve lo posso anche far vedere, lo lascio a questi organizzatori che veramente sono bravissimi, Giannino Marzotto partì praticamente tante ore dopo di me. Io sono partito con la Topolino C alle 0:36 dalla posizione di partita. Si partiva allora col Topolino ogni 30 secondi. Perciò ci siamo trovati, per esempio, al ponte del Po, in 30-40 il Topolino C, una a cavallo dell'altra. Allora lui è partito tante ore dopo di me, però quando sono arrivato a Brescia, lui è arrivato dietro di me. Era una cosa con Giannino che abbiamo amichevolmente sempre riportato, perché era un personaggio, poi è diventato presidente del Club Mille Miglia, al quale sono socio anch'io da tanti anni, dal 1949 che sono socio. E la nostra famiglia partiva sempre con qualcosa alla Mille Miglia. Partito mio padre, poi mio fratello ha incominciato con la 500 Sport, io ho incominciato con la Topolino C, però poi nel 57 siamo riusciti ad avere un Ferrari 250 GT, diciamo un po' vecchio in confronto alle altre, perché allora le macchine Ferrari erano contate e ce n'erano poche, e mi sono fatto la 1000 miglia del 57 guidandola tutta da solo con questo Ferrari, ed è stata la più bella gita che io abbia fatto nel mondo. Volevo solo citare che quell'anno al rifornimento di Bologna, e il riferimento ce lo faceva la Ferrari direttamente, arrivo a Bologna e Ferrari mi dice: aspetta che sta arrivando a deportarlo. Allora deportarlo a quel momento era in testa, era primo assoluto. Allora noi ci aspettiamo e partiamo dopo deportarlo. Allora sul rettilineo dove si faceva allora il miglio lanciato, ed era un premio particolare del miglio lanciato, un bel momento il mio amico che era in fianco mi dice: rallenta, ma non vedi cosa c'è là in fondo? E deportarlo, disgraziatamente, era appena uscito di strada, rimanendo là con altre 10 persone. Perciò questi ricordi della mia miglia, io continuo a rivivere, e mi sono permesso di, cioè mi è venuto in mente un bel momento di scrivere un libro della mia famiglia, e ne ho portato delle copie in regalo, perché insomma la nostra famiglia ha sempre partecipato alla Mille Miglia, la Scuderia San Marco si è sempre portata alla Mille Miglia, e io ero anche presidente e direttore tecnico della San Marco, e ringrazio tutti di avermi permesso di dire queste quattro parole, perché insomma non ho fatto la Mille Miglia normale, io la chiamo normale questa Mille Miglia, l'anno scorso, no, cioè quest'anno, l'anno scorso l'ho fatta con un Fiat 1100 TV, e a metà strada ho detto: mi sono stufato, torno a casa, perché andavo un pochino piano. Però vi assicuro che l'anno prossimo stiamo già allestendo la macchina per ritornare alla Mille Miglia, perché io ho fatto Mille Miglia fino al 58, compresa quella a tappe, sempre in Ferrari, arrivando anche fra i primi 4 assoluti. Perciò vi ringrazio vivamente, ma quella era una Mille Miglia a tappe. La classifica, la signora lo sa, veniva fatta nei tratti di velocità pura, dopo c'erano i trasferimenti. Comunque era sempre una Mille Miglia, se mi permettete. E allora vorrei fare omaggio a questi meravigliosi organizzatori che hanno tirato fuori qualcosa di
veramente particolare. Di questi ne ho portati pochi di libri, perché ho fatto un libro e qualcuno me l'ha detto, mi ha detto ma li devi vendere. E sarà per la passione, sarà per il cuore, che sarà perché non ne ho bisogno fortunatamente, non li vendo mai. Allora ne ho portati 5 e ho portato 2 dischetti. Una è tutta la Mille Miglia di Paolo Barzotto del 53, e gli regalo anche questo. E poi ne ho un altro, insomma sono due cose un po' rare che ho ricavato da vecchie bobine che avevo a casa. E perciò vi ringrazio tanto, mi ha portato lui perché io non sono portato a queste manifestazioni, ma qui ho trovato, se mi permettete, un'atmosfera sincera, quello che si può dire, però siete tutti degli appassionati e veramente meritate quel poco che io vi posso regalare, ve lo regalo. Se il signor capo della vostra comunità permette, ve ne faccio ancora di questi dischetti, perché vale la pena, il ricordo di quegli anni che noi a casa abbiamo definito eroici, perché poi la mia famiglia, mio fratello è morto a Monza, per dire, in un incidente, e io a Monza sono caduto perché non ci fermava mai. Ci eravamo messi in testa di fare il campionato della Junior. E va bene, è andata male. Io non mi sono però mai fermato, neanche dopo la disgrazia, perché non potevamo stare a casa. Difatti, adesso faccio una piccola dichiarazione, tranquillo, di quello che farò l'anno prossimo, perché ho già individuato una macchina per fare la Mille Miglia il prossimo anno. Mi sono dimenticato di dirvi che io posseggo un Ferrari Tour de France del 1957, con la quale ho fatto che il signore forse lo conosce, ha detto ecco, con quello là ho fatto tutte le Mille Miglia storiche, ho fatto la Coppa d'Oro delle Viti, tutte quelle case. Però quest'anno, perché il Tour de France è diventato un po' prezioso, diciamo, sto trattando una Alfa Romeo Coupé 1954. E quella ha già fatto la Mille Miglia, perciò vi assicuro che quest'anno ritorno a farmi la Mille Miglia. Vi ringrazio tanto. Un altro asso è il tedesco Green, vincitore della carriera messicana. Risulterà primo
primo al traguardo di Roma, ma sulla salita di Radicofani uscirà di strada, per cui sarà costretto al rinvio. Ci avviciniamo a Roma, nell'attesa degli appassionati non è meno ansiosa di quelli loro che hanno parenti in gara. È arrivato Rossellini e Ingrid Bergman può ora sorridere del tutto la serenata. Per il marino la corsa è finita. Federico Marzotto invece comincia adesso. Comincia il suo duello con Fangio e lo vincerà toccando velocità sportiva. Io non andrei avanti, perché si arriva al 1957, all'ultimo millimetro, quando Alfonso De Portago è uscito sul famoso rettilineo, come ha ricordato Crivellari. Io allora seguivo le corse come appassionato e non ancora come giornalista, però dopo come giornalista ho avuto la possibilità di sapere delle cose che allora non sono state dette e non sono mai saltate fuori. Una è questa: Ferrari è sempre stato molto geloso delle sue automobili, non ha mai voluto che le caratteristiche delle sue automobili fossero a conoscenza dei concorrenti, al punto che in certi casi, e questo mi è stato confermato da un pezzo grosso della Pirelli, arrivava a dare i dati dei pneumatici falsi, perché i concorrenti non potessero usare le stesse gomme con le stesse misure. Allora, lo so, ma io ero vicino al collegatore, lo so, lo so. Non so.
attenzione, le parole a volte sono pietre. Quello che io voglio dire e far capire è questo, che lui era geloso della tecnica delle sue vetture e non voleva che le sue informazioni, i suoi dati uscissero fuori. Allora io ho cominciato a seguire le corse sia delle Sport sia del Formula 1 ed ero uno dei pochi che poteva entrare in box perché ero molto amico di Corrado Millanta e Corrado Millanta era uno, lei l'avrà conosciuto senz'altro e se lo ricorderà, era molto stimato e apprezzato da Ferrari. Allora, il fatto che De Portago avesse avuto il deciappamento del pneumatico non era, come è stato scritto poi sui giornali, colpa dell'occhio di gatto che era sulla strada e come lo stesso Ferrari disse, era colpa di altre cause, probabilmente un pneumatico difettoso che per il riscaldamento aveva deciappato. Ma mi ricordo benissimo la frase di Ferrari, la scrisse anche nel suo libro, che il deciappamento della gomma di De Portago era dovuto all'occhio di gatto. Attenzione, su quell'occhio di gatto lì ci sono passate decine e decine e decine di piloti con automobili con la stessa potenza e gli stessi cavalli, a nessuno è successo niente. Quindi ho detto quello che noi giornalisti veniva detto e quello che volevano che noi giornalisti dicessimo a seconda dell'editore che avevamo. Ha capito? Quindi delle nuove macchine per non solo commerciali ma anche della formula. Perciò queste cose sapevamo che succedeva qualcosa. Sapevamo che qualche macchina nasceva anche con qualche difetto, ma non al tempo che dicevo, lei ha tirato fuori come si dice, una cosa che è sempre stata coperta, perché non si è mai saputo se era vero o no che Ferrari facesse certe cose. Era sempre un po' aleatorio il ricordo. Beh, per noi invece no, non ha fatto un granché, perché poi non era lui che dirigeva, appunto, c'erano gli altri che dirigevano, no? E allora la colpa però gliela davano sempre a lui. Le assicuro che noi siamo andati con 250 CT in Belgio. E un bel momento hanno fatto partire le formula e noi Gran Turismo non siamo partiti perché le nostre gomme si deciappavano e io sentivo tac 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 tac. Hanno l'Engleberg o le Pirelli? L'Engleberg. Eccole qua. Ma quello non era colpa di lui. Ci facevano partire con una pressione di 3,2 perché così facevamo, la gomma si scaldava meno, però la macchina era così, era sempre fra coloro che sono sospesi. Per dire quanto fosse geloso dei segreti della sua automobile, se lei va al museo dell'automobile a Torino e vede la Ferrari 500, la 4 cilindri, campione del mondo, quella che aveva fatto Lampredi, è vuota. Cioè il motore, c'è solo il carter. Ed è vuota, non c'è la Sercan, non ci sono le valvole, non ci sono le mole valvole. Questo perché? Perché allora quell'automobile aveva delle soluzioni tecniche piuttosto innovative. E lui, visto che quell'auto lì andava al museo, che poteva essere aperta, o comunque io stesso poi la aprì, perché fece un articolo su quell'auto e facemmo un phantom view, come dicono in inglese, uno spaccato, mi accorsi che, qui manca tutto, c'è solo la buccia. Ma questo è concepibile, anche si fa per dire, veniva fuori un pezzo di novità e non doveva andare in mano a tutti, esatto, perché esatto. Le novità in Ferrari sono
insomma era difficile che uscissero, ma quando uscivano dovevano essere protette. Sì, sì, assolutamente, questo io l'ho proprio sperimentato. Il discorso dell'Engle Verde, del famoso occhio di gatto, nasce anche dal fatto che quelli dell'Engle Verde protestarono perché non avevano avuto le misure corrette delle gomme, secondo loro. La misura corretta della gomma viene data dal cerchio, perché la gomma è... Sì, ma c'è la spalla. C'è la spalla, difatti. C'è la spalla, è la calentatura del cerchio, quindi... Difatti io adesso sulla mia macchina ho montato delle Michelin con il cerchio per 16, 0016. Vecchio il cerchio perché sono i cerchi del Ferrari. Queste Michelin morbide le fanno in Inghilterra. Da noi qui nessuno si sogna di fare per poche macchine queste misure giuste. La mia macchina sembra una macchina normale, da quando adoperavo le Engelbert, che con queste Michelin che costano un occhio della testa, no? È cambiato tutto. Però la protezione che noi abbiamo sempre accettata, ma anche cioè con un piacimento di Ferrari per le sue macchine, lei ha citato qualcosa che io non citerò di sicuro, ma c'erano delle altre cose molto più importanti, che, perché Ferrari non si fermava mai, lui procedeva sempre con i miglioramenti. Un giorno andavamo là, quella macchina è così, quell'altra è così, facevamo le prove a Fiorano, perciò io non è che mi metta a difenderlo, perché ognuno ha i propri difetti, però si capisce perfettamente che io gli volevo bene. Ma su questo lo posso capire, c'è tutto in italiano. Senta, per stigmatizzare un attimo, le dico solamente una cosa, ero giovane all'anello, stavo facendo le fotografie alla GTB4, se la ricorda, quella gialla che debuttò al Salone di Torino, prima Ferrari, quattro asse a cambi in testa, quattro ruote indipendenti, quattro freni a disco, eccetera, eccetera. Io allora avevo una gamba incessata perché avevo avuto un incidente. Arriva Gozzi, che lei si ricorderà benissimo, Franco Gozzi, Marcellino, mo vieni che l'ingegnere ti vuol vedere. E vado dall'ingegnere Ferrari, entro nel suo ufficio. Ferrari conosceva mio papà, perché mio papà era un progettista di aeroplani, uno di quelli famosi di prima della guerra, e naturalmente montava i motori Alfa Romeo. Ferrari mi chiede come va la mia gamba, mi chiede i valori, i prezzi dei terreni nel ferrarese che noi avevamo, io casco dal pero perché non sapevo niente di tutto questo, e poi a freddo mi fa: ma come va Auto Italiana? Se lo ricorda, Auto Italiana del giornale. E io, aziendalista fino in fondo, dico: ingegnere, scoppia di salute. Evidentemente la mia risposta non lo accontentò e mi congedò. Tornai, finì il lavoro. Il giorno dopo, alle 11.10, me lo ricordo ancora, in via Monte di Pietà, Mazzocchi chiama il comitato di redazione e annuncia la chiusura di Auto Italiana. Lei non ci crederà. Un quarto d'ora dopo suona il mio telefono. Io rispondo: Minervi, i Minervi, per scoppiare, scoppiata, ma non di salute, o segui. Beh, io ho avuto, mi ha fatto venire in mente, e mi chiedo perdono, ho avuto la possibilità di andare in prima pagina di Auto Italiana al rally del Sestriere del 58, con 50 centimetri di neve e un paio di catene dietro, da Pragelato a Sestriere, sono 50 km, ho fatto praticamente l'assoluto, perché l'unica macchina che non ha preso penalità, perché ce l'abbiamo fatta nel tempo imposto. Bene, la faccenda è soggettiva, e questo è il fatto. Io che ho sempre guidato anche in montagna, con mio padre che mi insegnava, così, sono stato un po' privilegiato. Però dicevano: come fai a stare in strada con due catene e 50 centimetri di neve? C'era un piccolo trucco, non era un trucco, una piccola posizione che mi ha insegnato da piccolo mio padre. Io l'ho usata e sono arrivato in prima pagina.
Allora colgo l'occasione, grazie ancora. Presidente, si prenda nota che dobbiamo organizzare qualcosa in nome Ferrari a questo punto. Noi siamo mi trovo un po' in difficoltà, no. Mi trovo un po' in difficoltà perché noi siamo figli del genere Ugo Quarto e della storia di suo padre Ugo, e considerava, ma lei mi passa, mi perdona, che la Ferrari è una sottomarca della Alfa Romeo. Però questo allora, a maggior ragione un'altra tavola rotonda si può fare. Grazie molto. Grazie molto. Bene, allora grazie ancora Marcello, sempre interessanti anche il tuo intervento. Bene, passiamo infine a Giordano Mozzi, che fiancheggiato e sostenuto da sua moglie, abile e fondamentale navigatrice, no? Ha partecipato recentemente anche alle mille miglia giapponese, a bordo, a bordo di una Fiat, dimmi se sbaglio, Balilla Pompadoro del 36, giusto? 34, ecco, i giornalisti, sai, i giornalisti che danno notizie false e tendenziose. Arrivando secondo, ma solo a causa dei coefficienti alquanto discutibili applicati pure in questa gara, in questa nazione. O sbaglio, Giordano? Benissimo. Allora, Giordano, siccome abbiamo parlato anche di agonismo, ci parlerà dell'aspetto tutto agonistico, no? Della corsa attuale. E no, io ho la segreta speranza che ci svegli anche qualche segreto, insomma, su come non proprio vincere, però insomma almeno classificarsi in più 126esimi, ma diciamo 150, va bene, prossima occasione. Prego Giordano, grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito a essere ancora qui con gli amici della Storica Arancia. Dopo che ci siamo trovati ad Alleg in un evento molto particolare, ci fa molto piacere. Parlo al plurale perché parlo anche a nome di Stefania, ecco, che è il mio capo. Non voglio, ecco, ma siccome magari fa il giornalista anche lui e magari dà delle notizie, se vuoi venire qua a fianco, no? Così, no? No, va bene così, allora d'accordo. Va bene. Aggressiva in macchina, ma molto di sparte fuori. Quindi anche noi di Stefania ringraziamo perché è una piacevolissima occasione. Parlare della Mille Miglia attuale, che è un gioco, dopo aver sentito piloti che hanno partecipato alla vera Mille Miglia e aver visto i filmati che abbiamo visto prima, è veramente molto riduttivo per noi, perché in effetti adesso si tratta di un gioco, di una passeggiata con delle prove di abilità. Talvolta per arrivare a fare queste prove di precisione occorre essere veloci, occorre andare forte, però non è certo la Mille Miglia che c'era allora. E questo per me e per Stefania è un po' il crucio che abbiamo. Abbiamo grandissimo rispetto e una grande invidia per chi ha fatto la vera Mille Miglia, perché non potremo mai più farla, nessuno di noi potrà mai più farla, perché quelle gare su strada sono state completamente vietate. Queste sono quelle che abbiamo oggi e queste sono quelle con le quali dobbiamo fare. Parlando di Mille Miglia, sì, mi ricollego subito a due osservazioni molto piacevoli che ha fatto prima Jet. Il suo nome di battaglia è Jet, non è Jet 1. Correre con le luci troppo alte o addirittura anche senza luci, perché noi la nostra Mille Miglia del 2010, alla quale siamo arrivati quarti peraltro, siamo rimasti completamente senza luci con la nostra anteguerra che usavamo in quella gara, un Aston Martin Le Mans del 33. Poco prima di Cremona siamo rimasti completamente senza luce, completamente saltato l'impianto elettrico, addirittura la macchina anche rattava, non andava avanti, la batteria quasi finita, l'impianto elettrico completamente saltato. Ci siamo attaccati dietro ad una macchina in gara, anche lei, gli abbiamo chiesto di portarci fino a Brescia. Purtroppo c'erano dei pezzi di campagna tra Brescia e Mantova, in quella zona della Bassa, completamente al buio, perché si arrivava ancora il sabato sera, era ancora l'edizione che partiva giovedì pomeriggio e finiva sabato notte a Brescia. E mi ricordo un particolare, giusto per far capire Stefania, per far conoscere Stefania, e mi ricordo un particolare che io ero veramente stanco, lei aveva una pila sfortunatissima, veramente di modesta luce,
che teneva in avanti per simulare una sorta di faro, e mi chiedeva se era posizionata bene, se io vedevo, dicevo di sì, ma non vedevo assolutamente niente, anzi il contrario, davanti avevamo un bocchettone del radiatore dell'acqua cromato sul quale lei sparava la luce che mi ritornava negli occhi, quindi già non vedevo nulla, io avevo la luce davanti a me. Arrivati sulla strada, quando abbiamo incrociato la strada statale per Mantova, tra Cremona e Mantova, noi abitiamo a Mantova, siamo di Mantova, io ero veramente stanco, avevo gli occhi e gli ho detto, Steffi, io così quasi mi fermo. Non esiste. Sono 3 giorni che mi porti in giro su questa carretta per l'Italia, adesso mi porti a Brescia. No, dopo, quella è stata successivamente. È stata bellissima la sua frase, molto perentoria, no, sono 3 giorni che mi porti in giro questa macchina qua per l'Italia, adesso mi porti a Brescia, per piacere, agli ordini capo. Bravo. E siamo arrivati a Brescia. È vero che è una gara di precisione, nella quale a volte bisogna abbinare anche un po' di capacità di guida, soprattutto se si guida le auto anteguerra. I coefficienti attuali, anche se quest'anno li hanno un po' rivisti, ma i coefficienti che vengono abbinati ad ogni auto, in effetti adesso consentono solo ed esclusivamente alle vetture anteguerra di poter vincere questa rievocazione. Quindi è su quelle vetture che si deve fare tutta la gara, e già qui qualche scomodità c'è, perché anche per un auto come me anteguerra comode ce ne sono veramente poche. E in quei pezzi, in alcuni pezzi bisogna essere comunque abbastanza veloci, considerando anche che ci si muove nel traffico moderno, e questo è un grosso handicap, perché dobbiamo mantenere la velocità delle auto che sono attorno a noi, ma abbiamo un impianto frenante che è decisamente diverso rispetto a loro. Quindi se abbiamo una macchina davanti normale, moderna, a 30 metri e stiamo andando a 70-80 all'ora, lei quando frena, noi rallentiamo, ora che freniamo ci vogliono almeno 50 metri prima che il sistema cominci a frenare bene. Quindi anche a volte incidenti che si sono visti come quelli di prima, questa è la vettura degli anni 40-50, probabilmente andava un po' troppo forte, ma quando accade qualcosa alle vetture anteguerra, molto spesso è perché sono ovviamente auto che hanno dei tempi di reazione completamente diversi. Quindi bisogna stare molto in campana, ancora una volta si fa la differenza tra chi fa la passeggiata della Mille Miglia, che basta e avanza perché è una straordinaria esperienza di vita, non solo una gara, ma un'esperienza di vita, e invece che vuole anche fare la parte della classifica finale. Classifica finale, sì, è bello, partecipare alla Mille Miglia, vivere le esperienze che abbiamo visto prima, che sono straordinarie, perché anche noi ci ricordiamo la nostra prima Mille Miglia, e quindi farla, correre questi 1800 quasi chilometri che erano quest'anno, perché l'avevano allungata, 1780 chilometri, perché vi siete persi nel 1970, 1800 km circa, tra questi due ali di folla straordinarie che ti accompagnano lungo tutta l'Italia, è un qualcosa di molto molto emozionante, è una vera esperienza di vita, è un qualcosa che consigliamo a tutti di poter vivere, di poter fare. Finirla, arrivare a Brescia, è una grandissima soddisfazione, anche se si arriva distrutti, veramente stanchi. Vincerla è veramente qualcosa di molto speciale, di molto particolare. Come si vince? C'è? Stai attento. C'è? Come si vince una Mille Miglia? No, c'è qualche paura. Allora, vi stavo raccontando. No, non ci sono trucchi, non ci sono segreti. Si tratta di una gara di precisione. Si passa al centesimo di secondo su questi rilevatori di tempo che sono dei pressostati, dei tubi che attraversano la strada, che quando vengono schiacciati con la ruota anteriore danno un impulso ad un computer, ad un cronometro che è collegato via satellite con gli orari dei satelliti. La battaglia oggi tra chi ambisce a vincere la Mille Miglia la si gioca su pochissimi centesimi di secondo di differenza. Pensate che noi abbiamo vinto la nostra prima Mille Miglia nel 2011 con 3 centesimi di secondo sul secondo classificato e 5 centesimi di secondo di vantaggio sul terzo classificato. Sino all'ultima prova a Fiorano eravamo 3 auto perfettamente in grado di poter vincere quella gara. Non siamo stati più bravi, fortunati, perché la fortuna conta molto. Ce l'abbiamo fatta. Ma la battaglia si gioca veramente su per pochissimi centesimi di secondo. Talvolta si perdono anche i controlli orari, quindi lì si fanno invece di minuti. Perché? Perché guidare queste anteguerra per 1800 km non è detto che loro funzionino
sono comunque soggette a rottura, perché si tratta sempre di auto, si tratta sempre di auto degli anni 30. Quindi la componente di rispetto dei controlli orari implica una certa velocità e un sapersi districare nel traffico moderno non indifferente. E già lì rispettare tutti i controlli orari non è facile. Abbiamo visto il caso loro, un semplice problema ti fa ritardare, ti fa prendere 300 penalità che ti mettono fuori classifica rispetto ai primi. Una volta che sono rispettati i controlli orari, le prove di precisione sono quelle che fanno la differenza. Noi abbiamo un sistema che abbiamo ottimizzato negli ultimi 4-5 anni. Abbiamo cominciato a fare le prime gare nel 2008, fine 2007, inizio 2008, gare di regolarità, quindi non tanto tempo fa. Lascio che Stefania svolga completamente il ruolo del navigatore, quindi oltre ad avere la gestione dei controlli orari, è lei che prende il tempo a centesimo di secondo. Questa è una cosa non così frequente. La maggior parte degli equipaggi moderni, bravi ovviamente, è il pilota che autoprende il tempo. Noi invece abbiamo deciso di dividerci i compiti equamente, anche perché così è concentrata, sta un po' zitta, io riesco a prendermi la mia guida, e quindi lei si concentra anche sul rilevare i tempi. Chiaro è che se siamo riusciti a vincere con così poche differenze delle gare così importanti è anche perché la sua precisione è altissima, e questo ovviamente facilmente comprensibile, perché nel momento in cui arrivi a così pochi centesimi l'uno dall'altro, la precisione di chi ti dà il tempo diventa determinante. Quindi, come ho sempre detto, gran parte del merito di questi successi che abbiamo avuto alla Mille Miglia Italiana, ma anche all'estero, è ovviamente merito di Stefania, e quindi questo le va dato sicuramente. Poi mi metto di non dirlo, e visto che io sono un bravo marito, ovviamente non lo dico, cioè non facciamo solo gare di regolarità classica. Ultimamente abbiamo cominciato a fare anche rally sport, regolarità sport, e da due anni a questa parte, su una straordinaria Lancia Fulvia 1600 HF, abbiamo partecipato al rally di Monte Carlo Storico, che è un po' il nostro prossimo pallino. E questo comincia a essere un rally di velocità, perché è camuffato come gara di regolarità, ma tenere la media di 50 all'ora su quelle strade del Torini con le auto degli anni 70, di notte spesso con neve e ghiaccio, non è così banale. Quindi bisogna essere anche piloti, navigatori, esperti con un certo tipo di velocità. E il pallino nostro qual è adesso? L'anno scorso abbiamo vinto la Mille Miglia con la Lancia Landa del 1928, ed è stata la prima vittoria di sempre della Lancia Landa alla Mille Miglia, tant'è che Lancia Landa, Club, World, Landa, Register, ci ha fatto una festa bellissima a Torino, ed è stata la seconda vittoria di sempre della Lancia alla Mille Miglia dopo quella che abbiamo visto prima, del 53 o 4, non ricordo, 4, 54, con la Sky, esatto. E quindi anche lì è stata un'occasione per fare festa. Noi siamo molto legati alla Lancia, e adesso ci siamo posti come obiettivo quello di provare a vincere il rally di Monte Carlo Storico. Perché? Perché nel mondo delle competizioni storiche, nell'automobilismo mondiale storico, le due gare più importanti riconosciute per questo tipo di gara su strada sono la Mille Miglia, con le vetture anteguerra, gara di precisione, e il rally di Monte Carlo Storico, per il fascino e il blasone che ha, tant'è che a via ci sono quasi 260 vetture con le iscrizioni, e ci sono il meglio dei piloti, anche ex rallisti, che si divertono a fare ancora le strade del Rally di Monte Carlo, sono le due gare più importanti. Chi ha vinto l'una non è mai stato capace di vincere l'altra, perché sono molto differenti come tipologia di gara. In uno deve essere preciso, sapere guidare l'auto antiguerra, nell'altro deve essere un mezzo pilota da rally. Non voglio dire un pilota intero, ma insomma te la devi cavare bene. E il navigatore al tuo fianco deve avere grande dimestichezza con gli strumenti diabolici della media, sono dei computer decisamente sofisticati, e quindi non è facile trovare questa doppia presenza all'interno di una persona o di un equipaggio. Quindi, vinta la Mille Miglia, adesso ci piacerebbe vincere il Rally di Monte Carlo Storico. Saremmo i primi e gli unici al mondo ad averlo mai fatto, e per i piloti che ci sono oggi nelle due soluzioni, nelle due tipi di gare, vedo difficilmente ripetibile nei prossimi anni, perché chi ha vinto la Mille Miglia non è assolutamente quelli che ad oggi hanno vinto questa gara e che nei prossimi anni potranno riuscire a vincerla, perché è una disciplina molto particolare, non c'è nessuno in grado di poter vincere il Monte Carlo Storico, e viceversa.
che ha vinto il Rally Monte Carlo storico, molto difficilmente sarà in grado di vincere una gara tipo la Mille Miglia. Quindi ci ha posto questo obiettivo con le Lancia. Lancia l'anno che ha vinto la Mille Miglia, Lancia Fulvia Calcio. La Fulvia è preparata molto bene, preparata da una persona che la monta da anni ad occhi chiusi, mi piace citarlo, posso anche perché è un socio del vostro club, è Cipriano Filippi, il collega di Filippi di Verona, che ci segue e ci fa anche da assistenza. Questa premessa l'ho fatta solo? Del Drago. Nato lo stesso giorno, un mese e anno, del Drago, col quale lui era di fatto forse l'Ancia, quindi a quell'epoca, quindi le Fulvia le conosce molto molto bene, tant'è che la macchina è un gioiello. Gli errori, eravamo in testa a Monte Carlo 2 anni fa, la prima esperienza, e non abbiamo poi concluso la gara al primo posto, non certo per problemi meccanici, ma abbiamo fatto due errori io, e anche l'anno scorso stavo andando molto bene, poi abbiamo avuto problemi in una prova speciale, raggiungendo un pilota che davanti a noi non ci ha fatto passare, ci ha fatto perdere un sacco di tempo. La sfortuna ha voluto che ci fossero 4-3 rilevamenti subito dopo quel tratto e noi li abbiamo ovviamente pagati tutti, nonostante suonassimo, spanalassimo, abbiamo fatto di tutto per passarlo, non c'è stato niente da fare. Tutto questo per dirvi che se ho la possibilità come pilota di poter competere, poter puntare a vincere queste gare, e corro sempre con Stefania, questo è qui dove volevo arrivare, cioè iniziale, è perché ho al mio fianco una persona che mi mette nella condizione migliore per poter, in queste discipline così diverse tra loro, comunque poter competere sempre ai massimi livelli. E vi ripeto, sono totalmente differenti tra loro. Quindi c'è chi dice, questo lei non voleva che io dicessi, invece lo dico, ovviamente, perché sono un buon marito, c'è chi dice nell'ambiente delle auto storiche che per questo tipo di gare Stefania sia la miglior navigatrice al mondo che esista in questo momento. C'è più navigatore, più navigatore. Quindi su queste discipline molto differenti il ruolo del navigatore diventa sempre comunque fondamentale. L'affiatamento in auto, mi rilego a quello che dicevano prima i validi, grandissimi esperti di questa prima iniziativa, Mille Miglia prima di una lunga serie, l'affiatamento è fondamentale, perché più dura è la gara, più la differenza la fa anche l'affiatamento in macchina, perché ci sono delle situazioni nelle quali bisogna decidere al volo, devi già sapere cosa sta facendo il pilota deve già sapere cosa sta facendo il navigatore, senza bisogno di parlarsi più di tanto, perché il parlarsi vuol dire già perdere l'attimo e quindi perdere tutta una serie di situazioni che invece sono quelle che nella maggior parte dei casi determinano la vittoria. Quindi io ho anche il privilegio, l'onore, il piacere di poter condividere tutte queste belle esperienze con mia moglie. La Lancia per noi è un marchio fondamentale che ripercorre ogni parte delle nostre esperienze, perché la nostra prima gara l'abbiamo fatto su una Lancia Appia, la nostra prima vittoria è stata su una Lancia Aprilia, il nostro primo acquisto è stato una Lancia Fulvia, e quindi non possiamo che essere Lancia per tutta la vita. E per questo veniamo qui da voi, dagli amici della storica Lancia, sempre molto molto volentieri. Grazie. Giordano è soprannominato il Mantovano Volante 2.0, giusto? Ho sbagliato? Ah, scusa, posso allora? No, aspetta, però penso che in parte perché professionalmente si occupa di informatica o giù di lì, ma poi soprattutto perché dopo Tanzio Nicolari è il pilota più importante della provincia di Mantova. E quindi... Questa però devo, se scusatemi, è vero,
sono stato il secondo mantovano a vincere la Mille Miglia dopo Tazzi Nuvolari, e da noi a Mantova parlare di Mille Miglia, insomma, parlare di Nuvolari vuol dire tutto. Quindi Nuvolari la vince nel 30, nel 33. Io con Stefania, ma io perché a Mantova parlo soprattutto di me, sono riuscito a vincerla nel 2011. Fatto questo grande sogno, realizzata questa meravigliosa idea di provare a vincere una Mille Miglia come fece il grande Tazzi Nuvolari, che per me è un mito, una leggenda, guai a toccarmelo, mi è venuta in mente l'altra malsana idea. Lui l'ha vinta la sua seconda Mille Miglia 3 anni dopo, sai mai che ci riesco anch'io, quindi faccio la doppietta a distanza di 3 anni, non l'ha data come lui. Perfetto, quando Dio fa un disegno deve andare così a tutti i costi. 2014 abbiamo rivinto la Mille Miglia, quindi a distanza di 3 anni abbiamo fatto lo stesso identico percorso di Nuvolari. Qui i giornalisti hanno cominciato a scatenarsi, il nuovo mantovano volante, mi fa molto piacere, chiaro, però non toccatemi Nuvolari, parliamo di piloti veri, di leggenda, di temerari e di uno che si diverte con le auto storiche. Se proprio volete avvicinarvi al suo nome, visto che voi ci tenete tanto, a me fa molto piacere, non toccatemi però lui, il suo nome, che è Mantovano Volante, chiamatemi Mantovano al Volante. Quindi io sono MAV, il Mantovano al Volante, che si avvicina a Mantovano Volante, ma è assai diverso. Io adesso mi incastro, Marino incastro a me, io adesso incastro Aldo, perché se no parlo sempre solo io. Una piccola citazione però, lo faccio non tanto per vantarmi, ma come diceva Giordano, molti mi conoscono come Jet, e anche tutto sommato, vabbè, così, il mio nome è un po' più difficile da ricordare, eccetera. Allora, prima di passare la parola ad Aldo, no, volevo mostrare questo articolo. Cari amici che sono qua, tra l'altro, oggi, allora, si sono ritrovati, si sono messi, a me è tradizione loro ogni anno, nel famoso passaggio dove c'è scritto Viva Nuvolari, ecco, e a un certo punto noi siamo lì, hai visto sto, ciao, visto questo cartello qua, io vi ringrazio pubblicamente perché è stata una cosa fantastica. Sei anche per Giordano. Bravo. Come promesso, sono... si ricordano, ma ero io. Sì, Clemente. Perché io la prima gara che ho fatto di regolarità con mia moglie, a cena, eravamo con dei campioni così, dice, com'è andata? No? Ma dico, bene, ho perso 3, perfetto, prima gara, così sì, vabbè, 3 secondi, è un ottimo risultato. Ah, 3 secondi! Erano 3 secondi! Vabbè, sembrava, per noi sembrava una cosa eccezionale, vabbè, si impara sempre, E poi l'ho detto anche prima, ma scusate, cioè la responsabilità del navigatore veramente è molto importante, perché il pilota si diverte, non solo a Mille Miglia, ma in generale. Io faccio sempre pilota che io mi faccio a guidare, sinceramente, grossa responsabilità. Ma pensate adesso, sembra una stupidaggine, l'ho detto anche prima, ma lo voglio ribadire. Arriviamo a Roma, stufe morti, nella giornata più pesante, e a un certo punto mi fa, che albergo siamo? Cioè io proprio non lo ricordavo assolutamente. Mi hanno dormito comunque, 3 ore, 4 ore. In quanto
è stata l'undicesima linea di Emilia fatta in assoluto con Getulio, le altre le ho sempre fatte con mio padre. E diciamo questo indice di notorietà l'ho raggiunto solo ed esclusivamente con lui, perché oggi come oggi, quando faccio qualche raduno di primaria e di secondaria importanza, molta gente mi ferma e mi dice: ah, ma tu sei quello che ha fatto la Mille Miglia con Getulio. È una cosa esagerata. Comunque, che ci tornava ieri, c'era scritto: sì, Mille Miglia. Fermi a Polpano. Comunque, la Mille Miglia, per quanto mi riguarda, rappresenta la mia entrata nel mondo delle auto storiche, argomento che ci accomuna, perché penso che tutti qui siamo in primo luogo appassionati di auto storiche. Sono rimasto folgorato alla fine degli anni 70, quando passò una delle prime rievocazioni sulla strada statale che porta da Modena a Verona. Vidi queste macchine, chiamai mio padre, dicevo: papà, non vedere, ci sono delle cose fantastiche. Passarono una trentina di macchine, non di certo le 450 che oggi i fortunati spettatori possono vedere. E da lì è nata questa passione comune che è cresciuta in famiglia, collezionando auto, partecipando a gare di tutti i tipi, e con anche ottimi risultati quando si era bravi a sbagliare di due decimi. Io mi sono fermato lì e ho confermato il mio errore, cioè il nostro buon risultato è arrivare un decimo, due decimi, eccetera, eccetera, e ci ha portato al 120. Infatti, noi ci siamo fatti, io e Getulio ci siamo fatti una dichiarazione prima di partire. Io sono contento di arrivare ai primi 200. Perché conoscevo i miei genitori. Sì, ma perché il filmato che avete visto è ingannevole. È stato così preciso, avanti 300 metri a destra e a sinistra, solo il primo quarto d'ora. Dopo, cose che non si possono dire. Quindi le ore trascorse in macchina vanno fatte con qualcuno con cui hai un buon affiatamento. Ci sono, ma dovuti alla stanchezza e a una certa litigi che non ci sono stati neanche quando alla fine della Emilia il pranzo dov'è? Ma dovrebbe essere là, e siamo andati là, ma non c'era. Era su 2 ore per portare il pranzo finale. Per cui però sul cronometro era concentratissimo, devo essere sincero, era molto 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 concentrato. Comunque, tornando al discorso della Mille Miglia, per diciamo un appassionato di automobili d'epoca, umano, che non punta classifica, è a mio avviso una delle manifestazioni a livello internazionale più emozionanti per chi partecipa e anche per chi vede. È estremamente emozionante partire e avviare Rebuffone sulla pedana, è estremamente emozionante perché dall'84, anno che mi ha visto prendere il primo via alla Mille Miglia, ho avuto l'occasione di incontrare personaggi famosi che erano il Resi, il Fangio, Sterling Moss, toccarli, parlarci, insomma. È una cosa che per chi vive con passione il mondo dell'auto storica è fondamentale. E niente, nel mio piccolo sto cercando di portare questa passione anche a mio figlio che ha 7 anni, e come prima passione il ciclismo, e prima che nascesse aveva già una biciclettina di legno senza pedali, quelli dove vai a spinta. Al compimento del 5° anno ho comprato una macchina e gli ho detto: questa è la tua macchina. Fatalità, è una Lancia Beta Spider arancione, la macchina che predilige in assoluto all'interno di tutta la nostra collezione. Per cui il mio obiettivo finale sarà quello, un giorno, al compimento del suo 18° anno, di poter partecipare con lui a una Mille Miglia per condividere quello che ho condiviso con mio padre per 10 edizioni, e spero per tante altre edizioni con lui. Possiamo andare avanti fino all'infinito, Mozzi, direi, perché
abbiamo tirato fuori delle degli aneddoti in particolare. Poi col signor Vivellario, a cui io ho un grande rispetto, anzi una grande ammirazione, perché la storia del Portago mi ha toccato già da giovane, pur non avendo mai vissuto in prima fila, ma è stato un episodio veramente emozionante, anche perché lo stesso Ferrari, per quanto se ne dica, è stato profondamente colpito dalla vicenda. Io penso però che la storia che da fuori da sera, la storia di Ferrari, meriti veramente una serata sulla storia di Ferrari. Perché, signor Vivellari, se Ferrari è diventato Ferrari, è perché noi qui a Volpago siamo onoriati di avere avuto il suo maestro, che è stato Ugo Pato, perché lui stesso l'ha scritto su un libro dedicato a Pirullo. Per cui io direi che già da questo momento lanciamo già una bella tavola rotonda su questa storia di Ferrari, che sicuramente è stato un personaggio enigmatico, però ha creduto durante il progetto, e che se ne dica, se la Ferrari è arrivata dove è arrivata è perché ha avuto un grande genio comunque alle spalle, ha avuto il coraggio di andare avanti per una strada, avrà avuto anche delle fortune, ma si è circondato sempre in maniera spregiudicata degli uomini migliori fino all'estremo sacrificio, come lui stesso ha detto. E se vogliamo anche concludere, perché se no non la finiamo più, è peccato però che in questa storia non ci sia più l'Alfa Romeo come lui l'aveva comunque fatto correre, e quindi è una storia abbastanza lunga. La storia dell'Alfa Romeo è controversa. Vabbè, adesso non ne dedichiamo una serata. Allora, io direi che voglio ringraziare veramente tutti i convenuti e vorrei a conclusione da parte del nostro club però dare delle vieni comodi di questa serata magnifica. Vi darei qui Leonardo Carregali, il nostro segretario, penso che sia qui insieme, di portare che sono in fondo, perché il nostro club vorrebbe dare dei presenti a delle persone così arrivate. Io volevo ringraziare prima di tutto ancora l'amministrazione comunale, il nostro sindaco. Due parole sul nostro sindaco le farò poi alla fine, perché è giusto che io, come presidente del club, mi rivolga a lui. E voglio ringraziare Marco, hai fatto un grande lavoro, complimenti a Marco. Vorrei ricordare poi di andare tutti quanti all'infresco che sta preparato dalla Proloco qui a fianco del nostro municipio, e vorrei cominciare a consegnare i primi riconoscimenti. Il primo va, ma non giochiamo in casa, Getulio Ferri, perché ci ha coinvolti in questa serata, e complimenti Getulio. Quindi, non cominciare a il secondo è un pensiero che va ad Aldo Badioli. Anche perché il concetto di trasmettere il figlio a pressione, ecco, se tu hai sentito prima mio figlio Gabriele a urlare, a me ci ho lavorato bene, mi è costato, però l'ho fatto volentieri. Complimenti, grazie anche perché sei quattro persone. Poi vorrei dare un pensiero a Giordano Mozzi, e quindi da parte della signora Stefania, e posso dire che anch'io ho una grande navigatrice come mia moglie, perché ci siamo conosciuti ad Alleghe, ma tornando indietro con la Lancia Fulia nostra è andato in tilt la nostra Dino. Lei si accorge per strada, purtroppo, che la lampada rossa si accende, dico non è niente, comincio a sudare freddo, perché tu sai com'è la Fulia, no? Si spegne gradualmente. Ho cominciato a dire, beh, ma per fortuna poi si è spenta, e io non ho niente. Però dice, guarda che si è accesa, tu non ti preoccupare, controlla, guarda, si spegne, cioè, controllando e moderando la luce dei fari, chiaramente. Grazie a Leonardo Carregali che dietro mi scortava, sono arrivato a casa e lì si è spenta la macchina. Direi che è stata brava navigatrice che mia moglie. E quindi a Giordano Mozzi, la signora, veramente, e diamo un libro anche su Ugo Pato, che è stata una nostra fatica, su questo grande ingegnere,
che ha fatto grande l'Alfa Romeo e grazie a lui è nato anche Enzo Ferrari. Ringrazio io voi e anche noi, Stefania ed io, teniamo a lasciarvi un piccolo segno della nostra amicizia. Un calendario che ci ha voluto regalare un fotografo che ci ha seguito nella nostra Mille Miglia 2014, quindi con la Lancia Landa. È un calendario che riporta le 12 foto che lui riteneva più belle di tutta la nostra Mille Miglia su questa meravigliosa auto. Ogni tanto commettiamo qualche peccato anche noi e corriamo con qualche altro marchio, ma la Lancia è sempre nel nostro cuore. Grazie a voi. Grazie. Sì. Un presente a Marcello Binerbi. Ti ho fatto arrabbiare. No, cioè, vieni qua con noi, Marcello. E anche a te un libro su Ugo Bando e grazie della tua presenza. Grazie Marcello. Volevo aggiungere una cosa rapidissima solo su Ferrari. Ferrari aveva un dono, a differenza di molta gente oggi. Conosceva gli uomini e sapeva sceglierli. Su Ferrari avremo modo di dedicare una serata. Consiglierei a un rappresentante della SEP che ci ha sponsorizzato una targa ricordo. Non so se do a te, Getulio, se puoi consegnare. Grazie, anche la SEP. E ne approfitto della serata per invitare qui veramente una persona che per il club e qua chiederei anche l'attenzione del sindaco contemporaneamente anche vogliamo come club consegnare un riconoscimento a una persona per noi speciale conoscendo che abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale a farsi promotore al più presto di un museo storico ha voluto donare al nostro club un avantreno della Lancia e stasera stessa ha portato delle attrezzature inedite di officina e lui ha recuperato un banco prova Stanguilini. Io inviterei qua il signor Prato Luigi, veramente, venga qua, tornato, è un grande meccanico Caterpillar, ha passato l'analista. Io la ringrazio molto perché lei resta nella storia del nostro club e anche nel nostro comune. Grazie molto. Alla fine di questo mandato, il secondo, e beh, per fortuna non lo so, insomma adesso noi speriamo che il progetto che si è portato a lei possa andare avanti, cambiare gli autori, ma il nostro club le è riconoscente perché lei ha saputo anche capire la lungimiranza del nostro progetto, quanto abbiamo lavorato in questi anni, perché sono due mandati, lei ci ha fatto in mente di avere una sede dignitosa che probabilmente inaugureremo il prossimo anno con la esatto, speriamo cosa. E noi abbiamo degli obiettivi, noi quindi la ringraziamo molto e le diamo una targa a ricordo di questa serata. Vediamo se possa trasmettere a chi succederà l'importanza del nostro club. Sì, volevo dire che per quanto riguarda il museo, lui ha già tutta la roba pronta. Purtroppo siamo indietro noi, ma non perché siamo indietro per colpa nostra. Abbiamo fatto il progetto, abbiamo i soldi, 2 milioni, per preparare, poi non è solo per, ovviamente solo per il museo di Ugo Bando, ma è anche perché diverrà la biblioteca e il centro culturale. Purtroppo il patto di stabilità bloccati. Sono 5 anni che sono fermi i soldi.
beni monumentali ci stanno sollecitando, perché questa è una vecchia via del Settecento, di metterla a posto perché sta crollando. Nonostante tutto questo, purtroppo siamo ancora là, bloccati. Sono due anni che scriviamo a Renzi e compagni, fatecela passare, che tra l'altro serve anche alla scuola. No, siamo là. Quindi io spero adesso con l'ultima finanziaria che ci sia qualche scappatoia, quantomeno per partire, perché altrimenti ci troveremo con due ruderi che potremo anche ricostruire, però saranno sempre due cose ricostruite, non saranno gli originali. Là c'è lo spazio per far questo, purtroppo è così, così è l'Italia. E quindi lì metteremo i doni lasciati da portatisi dal Prato Luigi, perché sono davvero due pezzi. Grazie, sono Silvestro. Allora, il consigliere del comandante Carabinieri, qui da noi. Per due motivi principali. Primo, perché è il suo ruolo che lei fa, ma anche perché ha un figlio cui lei sta trasmettendo una passione, quella di correre. Noi vorremmo tanto che prendesse una lancia, ma comunque è bene che corra veramente. Grazie, comandante. Grazie. Sono Padovan per la Guardia Forestale, grazie mille. Grazie molto. Volevo dare un complimento a Luciano Pizzolato, perché questa sera è stata veramente preziosa la sua opera. E sì, è una grande passione. Grazie Luciano per quanto tu hai fatto per noi in questi anni. Grazie mille. Vorrei chiamare qua un rappresentante della Prologo, perché Mario, qualcuno, perché ci siamo trovati qua anche questa sera, perché abbiamo lavorato insieme in questi anni e la Prologo è sempre stato al nostro fianco, e quindi grazie anche per il tuo pensiero, il vostro pensiero di questa sera. Grazie molto. Vi aspettiamo tutti di nuovo. Chiederei qua la presenza di Elena Fregolente, dottoressa Elena Fregolente, sei qui presente. Dell'Ufficio Cultura, grazie. Vorrei un applauso per le nostre che finalmente si fa una sera con noi, appunto, giustamente, perché ha lavorato tanto per noi in questi anni. Grazie molte Elena, anche questa volta, grazie molte, grazie molte. Non so se c'è un rappresentante della polizia locale. Elena, non c'è della polizia locale? No, se per colpire tu lo puoi dare e ringraziarli un attimo. E ora adesso, l'ultimo, ma non da ultimo, chiamerei qua il signor Crivellari Eros, per cortesia, perché lei ha infiammato nel senso positivo la serata e ci obbliga a una replica. E lei proprio è un cavallino rampante, eh? Grazie, lei è stato molto gentile, però le posso dire col cuore in mano che un gruppo così affiatato e così proprio dedito allo sport automobilistico come siete voi, come avete fatto in questo paese, non l'ho mai visto. Vi ringrazio veramente e la prossima tornata verrò qui con la migliore macchina che avrò. Ma se io apro il cofano del mio 12 cilindri e 3 litri, no. Allora qualcuno potrà dire che in un Lancia così non c'è mai stato. Io vorrei adesso consigliare i presenti a Rudy Del Pozzo, che è qui con noi. L'amministrazione comunale dà un dono di alcuni avast di nostra produzione, dei libri di nostro comune. Chiamerei poi Rudy del stile Alfa Romeo, è un tempo di Rudy del Fiumi, ci ha portato la sua spina 4C, è un pensiero, Rudy ci ha portato il raduno dedicato a Bobato, lo prenderanno per prossimo, complimenti. Appuntamento al prossimo anno. Chiamerei qua Aldo Pasetti,
Fire devono essere, ci hanno onorato la loro presenza. E un pensiero va anche e quindi adesso un premio, un pensiero veramente, una persona che noi stiamo aspettando ancora da mille miglia, perché ha tutto il parco macchine disponibile, basta decidere. Ed è Stefano Daraldo, noi speriamo tanto che la percorra, perché Stefano, se vai noi ti faremo dietro, ok? Complimenti. E vorrei dare un pensiero a Daniele Gambino, perché Daniele è un cultore dell'automobilismo, in particolare da Alfa Romeo, si è portato a sospendere a Montreal questa sera. E complimenti Stefano. In realtà è un augurio che tu possa fare come la mia famiglia, perché so che stai interessando a una 1009 Alfa Romeo, ma c'è tua moglie, non si può dire. Ok, ok. Sì, va bene? Ok. Allora...